2018 ce ne ha regalati parecchi, ma alla fine dobbiamo pur scegliere quali sono i più belli. L'abbiamo fatto fare a voi sul sito di Sport Mediaset, la top 10 è di tutto rispetto. Abbiamo votato anche noi, avremo azzeccato il vincitore? Scopriamolo! E partiamo con una vera delizia subito senza aspettare. Il colpo di tacco di Pastore contro l'Atalanta forse avrebbe meritato qualcosa di più, ma la concorrenza è molto agguerrita. Ad esempio Duvan Zapata, personaggio del momento con i suoi gol all'Atalanta. L'anno scorso giocava nella Sampdoria e alzi la mano chi non si ricorda il suo cost to cost con tocco sotto finale. Roba da non credere. Eppure il buon Duvan resta inchiodato alla posizione numero 9, perché alla 8 c'è Ciro Immobile che di tacco con la maglia della Lazio imita il famoso gol di Roberto Mancini contro il Parma e lo fa bene. Voliamo già alla posizione numero 7 e torniamo al genere fuga per la vittoria, anzi per il gol. Gervinho, dove era finito? Ma non era finito? Ma che? Eccolo lì con la maglia del Parma che salta tutta la difesa del Cagliari dopo 80 metri di corsa e non si accontenta. Palo e gol. È africano anche il gol che occupa la sesta piazza. Il nigeriano Nwankwo Simi segna l'insuperabile Juve così e per una sera rovescia, è proprio il caso di dirlo, il campionato. L'atmosfera si scalda e la top 5 si apre con un'altra meraviglia vera e propria. Nicolò Zaniolo adesso sanno tutti chi è, soprattutto dopo il suo gol segnato al Sassuolo. Un cucchiaino che richiama alla memoria Totti e dalle parti di Roma, già non è poco. Il tiro mancino però può essere anche forte e deciso, come quello di Suso a Udine, una saetta che bacia la traversa e finisce in rete. Il tempo vola quando è circondato dalla bellezza e siamo sul podio con un bomber vero, Mauro Icardi, che è un predatore dell'area di rigore ma a volte caccia con grande stile. La porta è la stessa, quella sotto la gradinata sud del Ferraris. Il gol, se possibile, ancora più bello. Fabio Quagliarella di tacco contro il suo amato Napoli. È già poesia. Non è bastato nemmeno il mio voto, però, per battere il numero uno, abituato, quasi obbligato a arrivare primo. Cristiano Ronaldo, un nome, una garanzia quando si tratta di gol. E che gol! Del resto, davanti a un gol così, chapeau, decisamente.